Il progetto Cooperiamo a scuola, ideato dalle centrali cooperative per far avvicinare gli studenti al mondo della cooperazione, torna di nuovo all'Istituto Olivetti di Ravenna, dove gli studenti hanno dato vita ad una cooperativa di servizi rivolta soprattutto ai giovani e ad un'impresa che opera nel mondo della stampa tridimensionale. Innanzitutto, per la vostra esperienza diretta, com'è stato questo progetto di Cooperiamo a scuola? Il progetto è stato molto interessante, in quanto abbiamo comunque lavorato insieme, abbiamo cooperato e abbiamo cercato di mettere insieme le nostre idee per creare, diciamo, questo progetto e questa cooperativa. E abbiamo imparato molte cose, stando comunque lavorando insieme, e è stato molto bello, diciamo, è stata una bella esperienza. È stato veramente molto interessante perché abbiamo avuto l'occasione di lavorare in gruppo, fare anche nuove esperienze di lavoro e anche per collaborare. Quindi, insomma, soddisfatti di questa esperienza? Sì, moltissimo. Allora, la vostra cooperativa è formata da 6 persone, 7 persone. E che idea, che progetto di cooperativa avete deciso di realizzare? Allora, abbiamo scelto la cooperativa che offre tanti servizi a diversi tipi di persone, servizi come scuola guida per i ragazzi che non hanno la possibilità comunque di conseguirla, servizi come babysitting, altri servizi molti, insegnamento di corso di italiano e altri ancora. E ci è sembrato appunto interessante, e, diciamo, anche per diverse categorie di persone nella società, quindi è stata un'idea originale, diciamo. Senti, quindi, ma dedicata più ai giovani, è una cooperativa che guarda più ai giovani oppure, non so, alle persone in difficoltà, qual è il vostro target? Allora, è una cooperativa, diciamo, un po' mista perché riguarda i giovani, per quanto riguarda alcuni settori come il babysitting per, diciamo, le persone, le mamme più giovani, diciamo, sedicenni, e anche per quanto riguarda i giovani che devono conseguire la patente e, diciamo, non hanno la possibilità comunque di continuare a spendere molti soldi e quindi gli diamo la possibilità di conseguire delle ore da noi, ma anche per mamme che magari devono lavorare tutta la giornata, quindi non hanno la possibilità di lasciare i propri figli a casa da soli, possono lasciarli nella nostra cooperativa, quindi diciamo che è un servizio misto. E la caratteristica è un buon prezzo, cioè l'aspetto economico che vi rende competitivi. Non solo, diciamo che offriamo alcuni servizi a pagamento con abbonamenti mensili, ma che comunque sono a prezzi molto molto vantaggiosi, quindi sono, diciamo, per la possibilità di tutti, però alcuni servizi sono gratuitamente, cioè sono gratuiti totalmente, e il fatto appunto che lavoriamo insieme e che offriamo questi servizi che ci caratterizza in questa società. L'idea com'è nata? È nata, ci siamo messi più o meno d'accordo tutti, quindi abbiamo deciso, prima abbiamo buttato prima giù delle idee e poi abbiamo deciso di metterle insieme e poi creare questo progetto che è venuto fuori, insomma molto bello e molto, molto creativo. La seconda cooperativa ideata da questa classe, come si chiama? Life Print. E com'è stata questa esperienza? È stata abbastanza divertente, un po' difficile, però ci siamo impegnati per concluderla. Cooperare, quindi, non è stato poi così facile. No, è stato abbastanza facile, dai. E senti, ma l'idea com'è nata? Vi siete trovati subito d'accordo oppure no? Dall'inizio avevamo due idee completamente diverse, ma poi parlando insieme abbiamo raggiunto questo accordo. Perfetto. Di cosa si occupa questa cooperativa? Si occupa di un progetto che consiste nelle stampanti 3D e offriamo un servizio che non è molto utilizzato in questa società e quindi è un'idea innovativa. Per realizzare la cooperativa, appunto, vi siete trovati abbastanza d'accordo, ma l'idea di chi è stata? C'è stato qualcuno che ha detto facciamo questa cosa? È dal nostro presidente qua, Nicola Pandolfi. Comunque ci siamo trovati subito d'accordo per l'idea. Abbiamo pensato che fosse un'idea innovativa, quindi più o meno qua. Quindi l'idea è stata tua? E come ti è nata questa idea? Da cos'era? Sì. Ho notato che non ci sono dei centri qui nella zona che si occupano di questo progetto di offrire servizi per stampanti 3D, cioè di stampare prodotti in 3D su ordinazione, quindi ho sfruttato questo vantaggio.